Sì, dottoressa Spalloni, lei è Buonasera. responsabile della raccolta fondi ANCSA dell'Umbria, quindi e presenterà l'esperienza La Semente, coltivatore di intenti. Ecco, la ringrazio tanto di essere qui e le do la parola. Ringrazio io voi per l'opportunità. Sicuramente troverete un filo di emozione nel racconto che condividerò, perché comunque, appunto, occupandomi di raccolta fondi, essendo anche professionalmente una delle più anziane all'interno di ANCSA Umbria, so da dove siamo partiti e vedere quello che abbiamo, diciamo, realizzato con un lavoro di squadra che ha coinvolto l'intera comunità di riferimento di ANCSA Umbria e a cascata del progetto La Semente, diciamo che mi emoziona un po', perché appunto quello che è stato costruito nel tempo sembrava non potesse essere neanche possibile, e invece grazie a un bel lavoro di squadra, pian piano insomma si è costruito tanto. E quindi diciamo che la presentazione che mi ha preceduto della dottoressa Pace la condivido e la sento molto anche mia, nostra, perché so quello che vuol dire arrivare a costruire un progetto come la locanda di Fondazione Marino, perché ecco, sono passi non scontati, dove dietro c'è sicuramente tanta professionalità, tanta strutturazione, tanto senso di accoglienza e di ascolto, proprio perché i progetti devono essere direttamente performanti sulle caratteristiche e le personalità dei singoli ragazzi. E quindi c'è anche tanto spirito di messa in discussione e di metterci in gioco da parte di noi normotipici, come diceva lei, dottoressa Munaro, siamo strumenti in questo caso. E allo stesso tempo, però, se insieme a tutto questo non c'è anche una passione forte che ci spinge e ci motiva, a volte ci saremmo fermati, perché sono percorsi sicuramente non tracciati, non scontati. E nessuno neanche ci dà, diciamo, le dritte giuste, perché poi sono percorsi quelli che vanno a costruire buone pratiche, progetti di vita per questi ragazzi che sono un po' dei progetti pilota. Per cui diciamo che c'è una passione che ci porta a essere un po' quasi folli in un certo senso, ma di una follia che comunque è una follia positiva e propositiva. Diversamente, insomma, non credo si raggiungerebbero risultati come quelli, appunto, no? Che sono le buone pratiche che oggi condividiamo in questa sessione. Vado a condividere lo schermo, così magari mentre racconto vediamo anche qualcosa insieme. Come vedete, già dal claim del progetto La Semente Coltivatori d'Intenti, c'è appunto dentro il valore dell'essere un po' sognatori, quindi come vi dicevo essere un po', diciamo, no, spinti da un'energia propositiva che è sicuramente reale, realistica, perché ANCSA Umbria, che nasce 20 anni fa da un gruppo di famiglie accomunate dal problema dell'autismo, inizialmente lavora molto sulla comunità umbra, quindi sulla regione Umbra, per sensibilizzare e informare sull'autismo, perché comunque 20 anni fa, 25 anni fa, non era scontato parlare di autismo. E poi però si interroga su una, diciamo, su una domanda fondamentale. Una volta che il ragazzo ha terminato la cosiddetta scuola dell'obbligo, perché come diceva la collega Pace, la scuola è sicuramente un contenitore importante, ma accoglie questi ragazzi fino a una certa età, poi questi ragazzi come, diciamo, li andiamo ad accogliere e a dare significato alle loro esistenze? Per cui nel 2011 circa nasce tutta una fase di progettazione sulla strutturazione della semente, che è un progetto eterogeneo, che ha più anime. Adesso vedremo le tre macro anime, diciamo, che dettagliano e caratterizzano questo progetto, che consente proprio l'accoglienza di adulti con autismo. E quindi abbiamo ragazzi che stanno intorno ai 20 anni circa, più piccoli, fino ai più grandi, che hanno intorno ai 40-45 anni. E l'obiettivo di questo progetto è dare valore e significato di vita, autonomia di vita a questi ragazzi, attraverso percorsi personalizzati di inserimento lavorativo.
Quindi, riassumendo appunto quello che vi ho detto, la semente è assistenza terapeutica, imprenditoria sociale e innovazione aziendale. Ci troviamo nelle campagne di Spello e quindi appunto nel cuore un po', verde dell'Umbria. Non a caso abbiamo scelto una zona, bucolica di campagna perché sappiamo bene che è un contesto sicuramente accogliente per l'autismo e anche, diciamo, a misura di quelle che sono un po' le esigenze e le caratteristiche, no, che l'autismo porta con sé. Quindi ci troviamo un po' in questo contesto veramente, io dico, siamo quasi una cartolina perché ci troviamo ai piedi del parco del Monte Subasio, da una parte abbiamo l'Assisi e dall'altra parte abbiamo Spello, quindi capite che siamo in un contesto fortemente turistico e panoramico, per cui vi dico sinceramente che è quasi piacevole andare al lavoro tutte le mattine perché al di là della passione che ci spinge c'è anche veramente un contesto bello e no, dove si respirano energie sicuramente positive e questo i ragazzi lo percepiscono. All'interno di questo contesto molto bucolico abbiamo avuto in comodato d'uso gratuito 7 ettari di terreno dalla Regione Umbria e due strutture. Che diciamo storicamente erano un casale agricolo che è stato ristrutturato e oggi è sede di una struttura ricettiva, di un agriturismo, e un altro stabile che praticamente era un vecchio fabbricato che funzionava probabilmente da essiccatoio, del tabacco, comunque da qualcosa di simile, comunque collegato al mondo agricolo, che è stato invece mantenuto storicamente nella sua struttura, ma che oggi è diventato un centro diurno semi-residenziale e che è accreditato con il sistema sanitario regionale Umbro. Quindi siamo comunque una realtà che è ben collegata e ben radicata anche con quelli che sono ovviamente tutti gli stakeholder diciamo pubblici. Quindi dalla regione a cascata i comuni di riferimento piuttosto che ovviamente le aziende sanitarie regionali che in Umbria ad oggi sono due, l'ASL Umbria 1 e l'ASL Umbria 2. Il primo, infatti, la prima anima che parla in qualche modo e racconta è proprio il centro diurno. ANSA Umbria, vi ho detto che si è costituita grosso modo 20 anni fa, come primario step all'interno di questo progetto molto composito della semente, pensa di ristrutturare questo primo immobile dato in comodato d'uso gratuito dalla regione per farne un centro diurno di avviamento al lavoro. Quindi la ONLUS, appunto ANSA Umbria, ha in capo tutti quelli che sono i servizi sociosanitari di riferimento. Che vanno ovviamente a cascata su ragazzi, adulti per quanto riguarda la semente e poi all'atere abbiamo un altro progetto dedicato ai minori, ma di cui quest'oggi non parlo perché comunque non è inerente, no, alla tematica dell'incontro di oggi pomeriggio. Questo centro diurno non è un centro assistenziale, quindi i ragazzi non vengono lì per essere assistiti o per passare delle ore. Ma tutto quello che è il lavoro sviluppato all'interno del centro diurno, nei singoli laboratori ergoterapici, che sono ovviamente supportati e coadiuvati da personale strutturato, che sono educatori tutti formati in termini, diciamo, di approccio verso l'autismo, per adulti, sono laboratori che hanno tutti un senso e un significato. Tutto quello che viene svolto è propedeutico al mondo dell'inserimento lavorativo. Per cui andiamo da laboratori, per esempio artigiani, che sono strettamente collegati a quelle che sono le lavorazioni artigiane umbre, quindi per dirvi facciamo carta artigianale e prodotti in ceramica, perché comunque in Umbria sono ancora due settori artigiani e professionali molto trainanti, sia la carta che la ceramica, anche perché ci troviamo veramente vicinissimi a Deruta e a Bevagna, che sono comunque ancora due fulcri interessanti per l'attività artigiana, sia della carta che della ceramica, e tutto quello che viene, diciamo, lavorato, realizzato all'interno di questi laboratori, poi viene comunque valorizzato, lavorativamente parlando, perché ne escono dei manufatti che attraverso appunto la raccolta fondi diventano dei gadget solidali. Per cui il lavoro che viene svolto dal ragazzo anche in laboratori di prestigio
preparazione al lavoro, quindi i laboratori propedeutici al mondo del lavoro che sono appunto strutturati all'interno di un centro diurno, non sono fini a se stessi. Noi non facciamo mai lavorare un ragazzo tanto per impegnare mezz'ora di tempo. Noi lo facciamo lavorare perché comunque abbiamo magari una commessa, un ordine e quindi quel lavoro che lui svolge ha un significato e soprattutto ha un valore per chi riconosce la bellezza di quel manufatto. Abbiamo poi dei laboratori che sono strettamente collegati al mondo della ricettività turistica extraalberghiera, perché vi ho detto abbiamo una struttura ricettiva con 8 camere, quindi facciamo pernottamento con colazione, per cui all'interno del centro diurno abbiamo un laboratorio di rifacimento camera da letto, perché ovviamente i ragazzi non solo devono lavorare sulle loro autonomie personali, quindi risistemarsi appunto la propria camera, quindi iniziare ad avere, no, un'autonomia gestionale dei propri spazi personali, ma devono anche acquisire quali sono gli step per risistemare, riorganizzare una camera di una struttura ricettiva, perché appunto poi fisicamente, veramente vanno a lavorare all'interno delle camere del nostro agriturismo quando ovviamente arrivano gli ospiti. Abbiamo un laboratorio che si occupa invece di sala, per cui lì i ragazzi sanno come muoversi all'interno di uno spazio tra tavoli piuttosto che apparecchiare e sparecchiare, riorganizzare spazi comuni, quindi fare un po' anche di igiene degli spazi comuni, e anche questo ovviamente è funzionale alle salette e ristoranti che abbiamo all'interno della struttura ricettiva, perché i ragazzi si occupano direttamente, alcuni anche della somministrazione delle colazioni, quindi dell'organizzare gli spazi, insomma, sempre delle colazioni per i turisti. Abbiamo poi dei laboratori che sono strettamente collegati alla produzione dell'agricoltura sociale, perché poi abbiamo all'interno dello spazio centro diurno una fattoria sociale. Una parte è ovviamente un laboratorio e un'altra parte, rispetto ai 7 ettari di terreno, invece è un orto produttivo. Per cui i ragazzi nella parte dell'orto laboratorio iniziano a capire, ad apprendere quelle che sono le tecniche di agricoltura sociale, dal trapianto, la semina, piuttosto che prendersi cura comunque della piantina trapiantata, quindi innaffiare, togliere le infestanti, in modo tale da arrivare insomma a tutta la filiera completa dove c'è la raccolta del prodotto, la trasformazione e quindi la vendita poi del prodotto trasformato. Quindi capite che tutto il centro diurno è fortemente focalizzato su un preparare, uno stimolare l'apprendimento di quelle capacità che i ragazzi hanno, che sono ovviamente vocate all'inserimento lavorativo. I laboratori che andiamo a svolgere sono tanti. Vi ho messo principalmente in evidenza quelli che sono più propedeutici all'inserimento lavorativo, perché poi in parallelo svolgiamo anche laboratori, diciamo, che sono un pochino più ludici e no, diciamo, di tempo libero strutturato per i nostri ragazzi, perché comunque i ragazzi hanno bisogno anche di avere dei momenti di svago. Quelli che però sono focalizzati sull'aspetto lavorativo sono prettamente diciamo, pensati e quindi funzionali a tutto quello che è poi il core business della parte commerciale del progetto La Semente, perché appunto una delle anime del progetto La Semente è il centro diurno, che viene gestito direttamente da ANSA Umbria e quindi è l'anima socio-sanitaria del progetto, ma poi il progetto ha un'anima diciamo più commerciale, perché La Semente poi ha una cooperativa, perché ANSA Umbria da socio finanziatore ha dato vigore, ha dato forza a una startup di cooperativa che ha poi creato tutta un'anima commerciale con la struttura ricettiva, gli orti di produzione, la vendita di prodotti. E quindi cosa è successo? Che da un semplice progetto no, di centro diurno socio-sanitario di avviamento al lavoro è nata una figlia, a me piace chiamarla così, una figlia di ANSA Umbria, che è la cooperativa agricola sociale di tipo B, La Semente, che appunto da circa 6 anni a questa parte è riuscita a inserire 4 ragazzi con fragilità come soci lavoratori svantaggiati all'interno della cooperativa, con un regolare contratto di lavoro part-time.
Quindi capite quando vi dico che mentre racconto c'è un filo di emozione, perché sapere che siamo partiti no, da una situazione di quasi degrado, perché comunque la regione ci ha dato terreni e casali da ristrutturare, e so bene come erano allora, e essere arrivati oggi ad avere quello che vi racconto, con addirittura quattro percorsi di inserimento lavorativi, quattro, diciamo, no, ragazzi effettivamente operativi con uno stipendio loro da anni, capite che diciamo, l'emozione non possono non nascondervela, anzi ve la racconto e ve la paleso chiaramente. Ho preferito, più che utilizzare testi e parole, utilizzare le immagini e le foto, un po' per deformazione professionale, perché stando nel mondo dell'autismo, diciamo che la comunicazione aumentativa alternativa e l'utilizzo delle immagini non può essere, diciamo, no, accantonata, anzi, secondo me è un valore aggiunto. Io vengo, prima di svolgere la professione del fundraiser, vengo da 2 anni di proprio lavoro all'interno della struttura del Centro Giuno La Semente, perché ho iniziato il percorso come operatrice, e sono stati 2 anni sicuramente più interessanti, più motivanti e più belli che mi porto dietro. E quindi diciamo che i 2 anni dentro un centro diurno mi hanno arricchito anche dal punto di vista della comunicazione, e a volte trovo molto più senso nella comunicazione non verbale piuttosto che in quella verbale. E credo che in questa foto ci sia rappresentato veramente tutto quello che il Centro Diurno La Semente può mettere in qualche modo in luce. C'è sicuramente l'educatore, che come vedete non a caso ho scelto una foto con la mascherina, perché anche noi, come la collega raccontava della Fondazione Marino, non ci siamo fermati durante il Covid. Nonostante, vi dico, i salti mortali che comunque sono stati fatti, perché essendo una struttura sociosanitaria accreditata con il sistema sanitario regionale di riferimento, non vi dico le incombenze che ovviamente sono state richieste, i regolamenti, le restrizioni, però comunque abbiamo mantenuto sempre attive le attività, e l'affiancamento verso il ragazzo con fragilità, che appunto, grazie al gioco di squadra tra l'educatore e il ragazzo, sta lavorando su dei manufatti in ceramica. Vedete che ovviamente il ragazzo svolge la mansione che riesce a svolgere in base alle caratteristiche e alle possibilità che ha, senza essere forzato o senza essere sostituito dall'educatore, perché appunto l'educatore deve essere uno strumento a servizio del ragazzo in questo momento. E l'altro aspetto che mi piace evidenziare, come vedete, l'apertura verso appunto il contesto bucolico e di campagna, perché dietro la mia collega che fa educatrice c'è una vetrata, quindi il nostro centro è tutto organizzato in questo modo, ogni laboratorio ha porte e finestre, in modo tale che entri il più possibile la luce e ci sia quasi una continuità con l'interno e l'esterno, quasi a non voler creare barriere troppo, diciamo, contenitive. E un altro aspetto, c'è un tablet sul tavolo di lavoro, che ovviamente, insomma, ha un setting molto strutturato, perché sappiamo benissimo che l'autismo ha bisogno di poca confusione anche nella struttura del setting di lavoro. C'è un tablet perché il nostro, diciamo, centro diurno da qualche anno si è dotato di un software gestionale dove c'è la possibilità, attraverso dei tablet personali che utilizzano i miei colleghi, di registrare un po' tutto quello che è un diario di bordo, diciamo così, rispetto alla storia del ragazzo, e quindi tutte, diciamo, le attività che svolge giornalmente, vengono registrati momenti, diciamo, di crisi, comportamenti problema, piuttosto che gli aspetti invece di crescita positivi, i raggiungimenti di obiettivi che ovviamente vengono dati nel piano educativo individualizzato del ragazzo, perché ogni nostro ragazzo segue un percorso diverso, personalizzato, tagliato su di lui, perché ognuno ha un proprio piano educativo individualizzato che costantemente viene monitorato e viene poi in qualche modo trasferito nelle attività che ogni giorno vengono a svolgere ragazzi all'interno del centro diurno. Quindi inizialmente facevamo una monitora, diciamo andavamo a monitorare quello che era la storia del ragazzo, il percorso del ragazzo, prendendo banalmente degli appunti, no, su dei registri trascritti a mano,
E poi ci siamo evoluti da questo punto di vista e abbiamo capito che un software gestionale andava veramente innanzitutto a snellire il lavoro dei colleghi, ma allo stesso tempo a tenere traccia, per esempio, non solo di appunti scritti, ma anche di foto, piccoli video, che in alcuni momenti possono sicuramente tracciare in maniera più significativa la storia del ragazzo e poi essere utilizzati nei momenti, diciamo, di analisi che vengono svolti dall'equipe multidisciplinare che, diciamo, in maniera più o meno mensile si riunisce e va a capire a che punto è, diciamo, no, il percorso di quel ragazzo, a che punto di maturazione è, diciamo, il percorso e la crescita di quel ragazzo rispetto a quelli che erano i suoi obiettivi all'interno del piano educativo individualizzato. Quindi questa foto mi sembrava molto, molto significativa. Come vi dicevo, la seconda anima del progetto La Semente, che in qualche modo ha avuto la possibilità di nascere, crescere e anche prendere vigore proprio dalla forza che ANSA Umbria le ha dato, perché appunto, come ho detto, ANSA Umbria è la madre che in qualche modo l'ha generata, mettendoci proprio anche delle risorse economiche, è tutta l'anima commerciale del progetto La Semente che viene racchiusa in una veste giuridica diversa rispetto a quella che è la ONLUS, diciamo, di riferimento, perché appunto, come ho detto, c'è a fianco all'ente no profit, ANSA Umbria, una cooperativa agricola sociale di tipo B. Questa cooperativa è un'impresa sociale a tutti gli effetti, che ha la diciamo, sua primaria necessità di creare dei contesti performanti a misura di ragazzi con autismo a partire dal contesto agricolo. Quindi inizialmente la cooperativa si è sviluppata sull'aspetto dell'agricoltura sociale, quindi andavamo principalmente a mettere a dimora nei 7 ettari di terreno ortaggi primariamente e dagli ortaggi cercavamo comunque, per quello che era possibile, di andare a fare vendita diretta del fresco attraverso gruppi d'acquisto, attraverso mostre mercato, attraverso fiere e poi a valorizzare questo prodotto fresco trasformandolo in prodotto a lunga conservazione, quindi facendo conserve, marmellate, eccetera, eccetera. Poi abbiamo avuto nel 2016 altra forza per poter partire anche con la struttura ricettiva, perché siamo riusciti a riadeguare e ristrutturare il secondo casale e il secondo casale è diventato appunto un agriturismo che funziona esattamente come tutti gli altri agriturismi umbri. Facciamo ricettività extra alberghiera, perché appunto siamo in un contesto agricolo, quindi siamo un agriturismo e non un classico albergo. Abbiamo 8 camere, abbiamo la possibilità di fare pernottamento e prima colazione e poi abbiamo inserito all'interno di questa struttura ricettiva anche un piccolo, diciamo, una piccola cucina che funziona da ristorante interno, nel senso da mensa interna per tutte le, diciamo, colleghi, per noi colleghi che lavoriamo all'interno del contesto, per i ragazzi del centro diurno, quindi tutti i giorni ovviamente portiamo i pasti come cooperativa ai ragazzi del centro diurno e in più a cascata si sono attivati progetti virtuosi di mense francescane. Quindi sono mense che praticamente ci consentono attraverso una bellissima collaborazione con i servizi sociali della nostra comunità di riferimento, di andare a ogni giorno non solo provvedere ai pasti di necessità interna nostra, ma anche a consegnare dei pasti, insomma, per famiglie che ci sono state segnalate dai servizi sociali, che per problematiche di varia natura, diciamo, stanno in condizioni di fragilità economica. Quindi capite come tutto diciamo, no, il mondo della cooperativa man mano abbia trovato significato a partire da un'agricoltura sociale che è un contesto molto accogliente per l'autismo, ma poi pian piano si sta un po' spacchettando anche in altri ambiti di sostenibilità economica, dove però non ci viene, diciamo, non viene a generarsi solo una sostenibilità economica, ma viene anche man mano a crescere il valore che i ragazzi ogni giorno a loro volta assorbono da questa esperienza, ma anche danno.
Vi ho detto che dal 2016 la cooperativa è in piedi, fa servizi occupazionali, vi ho detto, per persone con autismo. Siamo riusciti a mettere in piedi quattro percorsi di inserimento lavorativo, tutti funzionanti, ormai attivi da qualche anno, e ognuno di questi percorsi ha delle proprie caratteristiche specifiche tagliate sul ragazzo. I ragazzi hanno tutti un contratto part-time e quindi percepiscono ogni mese la loro busta paga. E vi dico che questa è stata una rivoluzione non tanto per i ragazzi, ma sicuramente più per le famiglie dei ragazzi. E vi dico che le famiglie inizialmente quasi no, non credevano a quello che stava succedendo e soprattutto abbiamo impiegato sicuramente del tempo per far capire a queste famiglie che la dimensione, no, che in qualche modo rappresentava il proprio figlio all'interno della loro famiglia stava cambiando, perché non c'era più quella necessità stringente di doversi prendere al 100% cura del proprio figlio, perché il proprio figlio stava in qualche modo camminando verso un'autonomia di significato e di valore maggiore rispetto a prima, che ovviamente non aveva la possibilità di lavorare e di percepire uno stipendio. Quindi in alcuni casi con le famiglie c'è stata quasi fatica a farli accettare, no? E lo dico ovviamente in senso positivo, perché poi sono stati sicuramente quelli più entusiasti, no, di questo percorso dei propri figli, però c'è stata quasi fatica a far accettare che in qualche modo si dovevano un po' sganciare da quella grande attenzione e da quella grande e forte presa in carico totale del figlio, perché il figlio stava in qualche modo prendendo un po' il volo in autonomia. Questa, secondo me, è una delle foto più emozionanti, perché nell'ufficio del direttore Pittarelli, che è appunto il direttore della cooperativa La Setette, Nicolas firma il suo primo contratto di lavoro. La foto è un po' sfocata perché comunque è stata scattata, ecco, quella mattina mentre firmava il suo contratto, ma vi garantisco che dietro questa foto c'è sicuramente tantissima emozione. Nicolas è uno dei quattro ragazzi che appunto ha maturato un percorso talmente importante di crescita che appunto non è più un utente del centro diurno, ma è a tutti gli effetti un socio lavoratore della cooperativa agricola. Quest'altra foto è anche emblematica, lui è Marco, è uno sicuramente dei quattro il più stacanovista, perché Marco veramente ha dei ritmi di resistenza e di lavoro impressionanti, quindi se non gli dai uno stop lui andrebbe avanti praticamente senza pause. Ogni volta che, ecco, lo vedi lavorare, lui ha questa espressione, un'espressione comunque di soddisfazione, di solarità, di entusiasmo. Ecco, in questa foto vedete come ci prendiamo appunto cura della terra, nel senso che abbiamo appunto questi 7 ettari di terreno dove facciamo attività di orto in pieno campo, e in un'altra parte abbiamo delle serre. E tutto l'ortivo non viene più, diciamo, venduto fresco, ma viene tutto trasformato in prodotti a lunga conservazione che poi andiamo a vendere attraverso, diciamo, una filiera sia di vendita territoriale all'interno della regione, ma anche fuori regione con delle spedizioni. Qui ci prendiamo cura degli animali della fattoria. Lui è Nicolas, il ragazzo che prima stava nella foto della firma del contratto, perché ovviamente a margine dell'orto esteso abbiamo anche una piccola fattoria con animali che sono comunque animali da cortile, perché non facciamo attività, insomma, di allevamento, ma ecco, sono comunque gli animali da cortile elemento fondamentale sempre per lavorare sulla cura dell'altro. Perché è un aspetto sicuramente fondamentale, no? Educare il ragazzo autistico alla cura dell'altro. Quindi loro ogni mattina a giro, a turno, vanno a mettere l'acqua piuttosto che il fieno, piuttosto che a raccogliere le uova. Quindi si prendono cura degli animali della fattoria. È un modo per, appunto, no? Lavorare sulla relazione anche con la cura degli animali della fattoria. Queste sono le box che poi escono dal lavoro, diciamo,
dell'agricoltura sociale, quindi dalla trasformazione dei prodotti dell'orto, sono degli estremi regalo che noi diciamo sempre sono buone due volte, perché oltre ovviamente a contenere prodotti di agricoltura sociale che vengono quindi realizzati con una certa filiera anche di attenzione verso quella che è l'aspetto ecologico, ambientale, anche perché per molti anni siamo stati accreditati con diciamo un riconoscimento biologico. Adesso abbiamo aggiunto dei terreni, quindi siamo in fase di conversione al biologico, però abbiamo sempre una forte attenzione anche a come andiamo a produrre i nostri ortaggi e quindi alla bontà del prodotto. Sono buoni anche per un'altra volta, quindi non solo di qualità, ma anche perché ovviamente questi vasi e questi sacchetti di prodotti e queste box di prodotti contengono sicuramente la bontà, che è dietro al valore aggiunto di dare la possibilità a ragazzi fragili di avere sicuramente una possibilità nel loro futuro, avere una qualità di vita che senza questi, diciamo, percorsi di attività lavorativa sarebbe meno significativa. Questa è la struttura ricettiva che fortunatamente dopo il momento, diciamo, di calo causa Covid è ripartita alla grande. Soprattutto quest'anno stiamo avendo veramente tanta tanta partecipazione da parte di turisti, principalmente italiani, per cui abbiamo quasi sempre, in estate abbiamo avuto la struttura ricettiva sempre piena e adesso anche principalmente nei weekend abbiamo insomma veramente una grande partecipazione. E qui c'è un altro valore aggiunto, perché il nostro agriturismo non è solo uno degli aspetti del core business della cooperativa insieme all'agricoltura sociale, ma ovviamente consente ai ragazzi che lavorano in agriturismo non solo di appunto, no, spendersi in attività, come vi dicevo prima, di ricettività transalberghiera, ma soprattutto di venire in contatto con persone e quindi potersi mettere, diciamo, in qualche modo in gioco sulla relazione. Perché tra i ragazzi che noi abbiamo lavorativamente inseriti in cooperativa abbiamo Mario, che è un ragazzo ad alto funzionamento, quindi è un ragazzo verbale, e quindi non potete capire quando arrivano i turisti che tipo di accoglienza e di entusiasmo che ovviamente gli regala, perché sono esperienze di relazione che per loro fanno certamente la differenza. E quindi mi faceva, ecco, piacere condividere con voi il momento della preparazione della colazione. Qui c'è Mario e Marco all'interno della sala ristorante che stanno preparando la colazione, che ovviamente collaborano, si aiutano a vicenda e non vedono l'ora, insomma, di ricevere poi no, l'ospite a tavola, perché hanno sicuramente una storia da raccontare, principalmente Mario, che è il ragazzo biondo, perché voi detto, essendo ad alto funzionamento e verbale. Quindi lui veramente è il cicerone della nostra cooperativa. E l'ultimo aspetto importante, e poi chiudo, è tutto il distretto rurale che si è venuto a costruire intorno al nostro progetto. Quello che teniamo e che, diciamo, che abbiamo sempre tentato di fare è non costruire una cattedrale nel deserto. Perché se mai vi capiterà di venire a Spello, vi renderete conto che il contesto in cui siamo è un po' marginale rispetto al contesto, diciamo, cittadino o di centro urbano, perché appunto siamo nelle campagne di Spello. Se non avessimo lavorato bene sulla rete territoriale, non avessimo lavorato bene sul costruire relazioni rispetto alla nostra comunità di riferimento, saremmo sicuramente stati troppo chiusi. Saremmo rimasti troppo tra di noi. Invece abbiamo cercato di far sì che il nostro contesto fosse, diciamo, un qualcosa, fosse un sistema di welfare aperto, da condividere e da vivere anche con i vicini di casa, con le persone della comunità. E quindi dentro a questa, diciamo, realtà molto composita della semente, perché ha un'anima sociosanitaria, una commerciale che fa inserimenti lavorativi per disabili con autismo, abbiamo cercato anche di dare spazio alle relazioni con enti terzi, con realtà esterne, principalmente con gli enti pubblici, perché vi ho detto sono fondamentali come stakeholder per sicuramente rimanere in piedi a lungo, ce l'auguriamo, con i cittadini, quindi tutte le persone private
che in qualche modo stanno intorno a noi e sono diventati partecipi della nostra realtà, perché tramite forme di volontariato, piuttosto qualcuno è diventato cliente perché viene ad acquistare prodotti, ci sono tante forme che ci hanno permesso di agganciare i cittadini, abbiamo poi provato ad agganciare anche tutto il mondo profit, quindi tutte quelle che sono un po' le aziende che stanno intorno a noi, perché essendo un contesto agricolo, vi lascio immaginare quante aziende agricole ci sono intorno a noi, ma diciamo di no, più tradizionale entità. Abbiamo cercato di fare appunto squadra con queste realtà per costruire delle collaborazioni significative, perché ci siamo trovati anche a fare degli esperimenti che in passato abbiamo già fatto, alcuni sono andati bene, altri sono andati meno bene, ma comunque le esperienze meno positive ci hanno portato a crescere e quindi siamo arrivati addirittura a una principale e significativa esperienza con con un ente profit, che è un'azienda agricola che fa produzione di vino, perché gestisce una cantina ma che fa esportazioni praticamente in 7 paesi esteri, quindi parliamo di un'azienda agricola molto strutturata e molto grande, che proprio con questa, diciamo, relazione costruita bene in anni, ci ha concesso di inserire uno dei ragazzi della nostra realtà, La Semente, all'interno della sua azienda. E da qui, da questa virtuosa collaborazione tra mondo profit e mondo no profit, è nato il vino La Semente di Filippo Sangiovese, che è il primo vino etico da agricoltura sociale. Questo lo abbiamo lanciato la scorsa estate. Ha avuto una grande attenzione da tutti, diciamo, quelli che erano comunque portatori di interesse rispetto al contesto vitivinicolo, e per noi è stato un altro grande traguardo, perché vuol dire che se il mondo profit viene ben motivato e viene, diciamo, in qualche modo ben attenzionato, può effettivamente avvicinarsi anche al mondo non profit e soprattutto possiamo diventare l'uno la spalla dell'altro. Perché poi da questo primo progetto di collaborazione non è nato solo questo prodotto che sta, diciamo, che viene esportato in tutti quelli che sono i canali commerciali dell'azienda Profit, dandoci ovviamente una visibilità enorme. È nato anche, vorrei dire, un inserimento lavorativo ad hoc per un ragazzo che sta lavorando dentro l'azienda di Filippo. E terzo aspetto, è nato a cascata la sensibilizzazione da parte di questo ente profit verso altre aziende profit, che ci hanno consentito di mettere in piedi una squadra di lavoro che da qui al prossimo anno 2024 ci porterà all'inserimento lavorativo di altri 10 ragazzi in quattro aziende profit esterne alla Semente, dove ovviamente Ansa Umbra e La Semente faranno da supporto formativo e da tutoraggio, ma i 10 ragazzi nuovi andranno a lavorare in 4 aziende profit, prendendo spunto, esempio, quello che è successo con l'azienda di Filippo. Quindi diciamo che anche l'aspetto del distretto rurale ci ha consentito di aprirci molto rispetto a quello che è, no, il nostro contesto protetto e diciamo anche piccolino della Semente rispetto a grandi aziende invece di natura agricola e agrituristica che abbiamo in Umbria. L'ultimo aspetto è che il nostro distretto rurale sta cercando attraverso progetti europei, quindi principalmente Erasmus o gemellaggi, abbiamo una bellissima collaborazione con un comune tedesco, Ochberg, attraverso progetti di gemellaggio, di scambio appunto internazionale di settore rurale, diciamo, stiamo cercando di farlo in qualche modo attecchire anche fuori confine, perché speriamo che ovviamente anche da questo tipo di scambio, non solo regionale, italiano, ma anche extra confine, possano nascere, diciamo, degli scambi di buone pratiche, perché poi quello che facciamo in Italia, in Umbria primariamente, poi in Italia verso l'autismo, è molto diverso rispetto a quello che succede in altri paesi. E quindi è sempre bello, no, poter conoscere anche per confrontarsi e poi mediare quelli che sono gli aspetti positivi, gli aspetti negativi, diciamo, dei vari approcci. Io vi ringrazio, spero di essere stata esaustiva. Potrò rimanere con voi fino circa le 6 e un quarto, perché poi purtroppo alle 18:30 ho un'altra riunione.
Ti ringrazio veramente per questa opportunità e per l'ascolto. Ressa Spalloni, grazie a lei perché ci ha dato un panorama di un'attività rispettosa delle caratteristiche e dei bisogni delle persone che ospita, ma anche molto strutturata. Insomma, sia lei che la sua collega prima Pace, insomma, mostrano delle, avete mostrato delle esperienze veramente che significative e ci piace, lo dico a nome di tutti i presenti che sono stati, che sono molti e che stanno anche manifestando l'adesione alle vostre progettualità, anche invidia, qualcuno ha chiesto anche ma il vino se possibile online acquistarlo e quindi cioè, no, ecco, abbiamo gettato dei sassolini, mi piace, ci emoziona questa condivisione perché appunto elimina le barriere geografiche e qui è lo spirito del Sportello Turismo Italia, no? Ma beh, qui no, non c'è più regione XY, siamo tutta una grande, un grande territorio e quindi sì, siamo veramente in questo momento si sono aperte le porte geografiche. No, volevo solo riprendere il pensiero della dottoressa Prima Pace che aveva detto necessita la condivisione, no? Un pensiero comune. Mi è piaciuto per dare tempo a loro per imparare, ma non, per anche non perdere il tempo che per loro è molto prezioso, per realizzare il proprio progetto di vita. E lei ha detto: bene, bisogna lavorare in squadra. Assolutamente sì, e la squadra per me ha un significato molto profondo, vuol dire avere degli schemi, dei ruoli, insomma, quando c'è il momento che bisogna arrivare all'obiettivo, soffrire insieme, sudare insieme, gioire insieme quando, come le ha detto lei, nasce una cosa e ne arriva a, insomma, si trasforma. E mi è piaciuto molto, come dire, costruire nel tempo osando. La parola osare, no? A volte credere, cioè veramente non andare al di là della, sì, del primo sguardo, cioè metterci, come dire, accettare le sfide con passione, ha detto, mi è piaciuta molto, ma io aggiungo con tecnica, lo avete assolutamente dimostrata, con ostinazione, perché i momenti di, come dire, di fatica, i momenti di così in cui ti sembra che le cose non accadono, succedono in tutti i progetti, anche quelli della scuola. Io chiedo ai colleghi, a tutti quelli che lavorano nel campo dell'educazione, che preparano quello che poi voi, diciamo, raccogliete proprio di non fermarsi, di essere ostinati, caparvi. Ecco, queste sono le cose che mi ha sollecitato. Quindi ancora complimenti sia a lei che alla dottoressa Pace per le esperienze che avete portato, insomma, che sicuramente danno spazio, illuminano. Grazie ancora, dottoressa Spalloni, di essere qui.